dalla crisi, facciamo un esempio molto attuale, per uscire dalla crisi alcune le personalità dell'attuale governo ci spiegano in continuazione, come del resto facevano anche quelli del governo precedente, e questo ben poco è cambiato, per fortuna è cambiato molto altro, ma ci vengono a spiegare che per uscire dalla crisi bisogna creare molte grandi opere, molte autostrade, molte TAV, molta edilizia, molta... tutto questo anche a spese del territorio, perché questo è sviluppo, perché questo è crescita economica. Che sia una favola è ovvio, perché per quale ragione? Da 30 anni ci raccontano sempre la stessa storiella, che lo sviluppo economico coincide con la cementificazione del territorio, ed è in nome di questo che, a cominciare da Craxi e poi Berlusconi, abbiamo avuto non so più quanti condoni edilizi. Condono edilizio vuol dire autorizzare a violare la legge con un'altra legge, una legge che autorizza a violare un'altra legge. Questa situazione continua ad essere... C'è un problema? No, se devo interrompere. Allora, ci viene in continuazione detto che la economia, la crescita economica, lo sviluppo richiede di calpestare le regole della tutela, cioè richiede di calpestare la legge che tutela i paesaggi. Ce lo dicono dall'83, che mi pare sia la data del primo condono a Craxi, ci hanno detto che in quel modo, condonando e sviluppando l'edilizia e facendo i piani casa e continuando a dare la licenza di uccidere a chiunque vuol costruire, anche magari a ridosso delle mura di Moresco, facendo tutte queste cose si promuove l'economia. Dall'83 ce lo dicono. Quanti anni sono passati dall'83? E in questi 30 anni non c'è forse stata una crisi? E questa crisi come mai c'è stata, se per 30 anni ci hanno spiegato che continuando a devastare il territorio non ci sarebbe stata la crisi? E qual è la ricetta che ci propone il ministro Passera contro la crisi? Continuare a fare così. Allora, da questo punto di vista, non valeva poi tanto la pena di liberarsi di Tremonti, perché siamo punte a capo. Ora, questo contrasto fra l'economia e l'ecologia non è un contrasto che ha ragione di essere. Io credo che quando si parla del fatto che attraverso l'edilizia, attraverso le grandi opere, eccetera, si creano posti di lavoro, si dà lavoro alle persone, è vero, ma quanto lavoro ci sarebbe se si desse, se si riciclassero le architetture abbandonate, se si mettesse in sicurezza il territorio fragile, fragilissimo che noi abbiamo, il territorio più franoso d'Europa, il territorio più sismico d'Europa, il territorio con il regime idrogeologico più abbandonato d'Europa. Sapete che noi paghiamo tasse per i problemi idrogeologici, delle quali tasse che noi paghiamo, molto meno dell'1% viene speso mettere fine o almeno per limitare il dissesto idrogeologico. Allora dobbiamo, credo, se pensiamo a questi problemi, dobbiamo pensare in termini di due parole che rischiamo di dimenticare. Una parola è legalità. Ricordarci che noi abbiamo delle leggi e abbiamo la Costituzione dice all'articolo 9: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Per la prima volta nella storia umana la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico entravano nei principi fondamentali di uno Stato. Poi ci hanno copiato, oggi ci sono una ventina di Stati che hanno copiato questa cosa, fra cui alcuni l'hanno addirittura tradotta, che so io, in portoghese o in altre lingue. Ma l'Italia è stata la prima. Esiste questo articolo della Costituzione che è sovraordinato a qualsiasi altra legge, sia quelle nazionali, sia quelle regionali, sia alle norme europee. Quindi esiste un problema di legalità, perché nell'Italia del futuro immediato il problema principale è la legalità, che abbiamo troppe volte violata. Esiste un problema di moralità,
Esiste una moralità sulla base della quale dobbiamo preoccuparci del paesaggio, di lasciare ai nostri figli e ai figli dei nostri figli qualcosa di simile a quello che i nostri padri hanno lasciato a noi? Esiste. Se ne è convinto persino un filosofo e pubblicista inglese molto intelligente, molto bravo, straordinariamente conservatore, che si chiama Roger Scruton. E quello che forse ve lo ricordate, che quando ci furono le prime campagne americane contro il fumo, contro il tabacco, disse: no, in nome del liberalismo non si può vietare la pubblicità del fumo, perché bisogna lasciare il libero commercio. Bene, questo signore, questa persona così straordinariamente, questo credente nell'iperliberalismo, ha cambiato idea. Ha pubblicato un libro alla fine del 2011 che si chiama Green Philosophy, filosofia verde, nel quale dice: siamo arrivati a un punto in cui non è più possibile, dobbiamo avere una famiglia di motivi. E lui inventa un'altra parola, ecofilia, cioè l'amore per la nostra casa, filia, l'amore per la nostra casa, oikos. Noi abbiamo bisogno di partire da piccole comunità locali che hanno un grande amore per il proprio territorio e che, mettendosi in rete fra loro, dalla piccola comunità locale si crea una comunità su scala regionale, su scala nazionale. Dobbiamo arrivare all'amore per la terra. Le emergenze dell'oggi devono resuscitare il nostro amore per la terra. Se così non fosse, non vi sarebbe speranza. La terra sarebbe destinata a un fatale declino. E lui lo dice, nel dire questo cita filosofi, cita anche Confucio, eccetera eccetera, ma questo discorso che lui fa, che cos'è se non l'antico principio del bene comune? E tutta la discussione americana sui diritti delle generazioni future, che cos'è se non l'antico principio del bene comune, che è già nella nostra Costituzione? Ora, la dominanza dei mercati sulla società e sulla politica ha innescato invece l'ossessiva rincorsa apprezzare ogni cosa. Non ci basta più dire che le Dolomiti sono belle. Con un decreto di Tremonti è stato fissato il loro prezzo. Forse se facciamo una colletta ce le compriamo anche qui, perché le Dolomiti valgono 862.000 euro, forse non lo sapevate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Naturalmente non è che le abbiano messe in vendita, però dice che se non c'è il prezzo non va bene, perché oggi siamo molto più bravi che nel passato. Nel passato avevano le Alpi e non gli mettevano il prezzo, noi ci dobbiamo mettere il prezzo e così siamo più intelligenti. È quello che un grande economista, Keynes, chiamava l'incubo del contabile: dover prezzare tutto. Abbiamo bisogno di prezzare musei, cattedrali, città, foreste, persone. Dobbiamo mettere il catenino del prezzo alle persone, stabilire le date di scadenza, quando uno non vale più niente. Dobbiamo calcolare il rapporto costi-benefici, così ci spiegano gli economisti di corte. A questa implacabile partita doppia però sfugge qualcosa. Queste contabilità al centesimo hanno dimenticato una piccola cosa: la terra, con la T maiuscola. Hanno dimenticato di includere le risorse base di cui è fatta l'economia, dando per scontato che siano a costo zero. Il sistema dei mercati, l'economia, contraddice se stessa. Da un lato prezza tutto e poi non prezza le cose che noi stiamo distruggendo. Per esempio non segna fra le perdite i suoli agricoli che diventano improduttivi. Sono perdite. Perché non vengono segnate fra le perdite nei bilanci dello Stato? Abbiamo distrutto negli ultimi 20 anni una superficie pari a quella del Piemonte e della Liguria messe insieme in tutta Italia. Non è una perdita? Non si conta. Quella non si conta. Non è contraddittorio. Prezziamo, diciamo quanto varrebbero le Dolomiti se mai fossero in vendita, e non diciamo quanto abbiamo perso distruggendo milioni di ettari coltivabili nelle zone più fertili d'Italia, ricoprendo la Campania di discariche. La Campania Felix la chiamavano i romani. Felix vuol dire feconda, non vuol dire felice, vuol dire feconda. Abbiamo ricoperto la pianura padana fra Veneto e Lombardia di capannoni orripilanti, distruggendo il suolo agricolo, e non è una perdita. Ma allora perché dobbiamo segnare soltanto
quello che ci va secondo. Perché non dobbiamo segnare come perdite la distruzione delle specie animali, le campagne invase da rifiuti tossici, l'inquinamento dell'aria e delle acque, i danni alla salute dei cittadini? Perché a Taranto bisogna dire che la fabbrica va riaperta anche se i cittadini muoiono? Che ragione c'è? La salute dei cittadini non è importante quanto il loro lavoro? La Costituzione stabilisce il diritto al lavoro, ma anche il dovere del lavoro, articolo 4, e stabilisce il diritto alla salute, articolo 32. Sono due articoli ugualmente importanti. Ma perché bisogna scegliere fra i due articoli? Perché dobbiamo scegliere fra lavorare morendo o essere disoccupati per non morire e non dover neppure lavorare? Perché c'è questa scelta? Perché può venire in mente a qualcuno, che naturalmente poi non lo farà, di dire che bisogna ricorrere alla Corte Costituzionale contro un magistrato? Ma cosa sono queste cose qua? Abbiamo perduto il senso della legalità, oltre che della moralità e della decenza. Non diamo un prezzo alla forza lavoro, ma non assegniamo nessun valore alla cultura e ai diritti di chi lavora. Non elenchiamo fra le perdite i tagli alla ricerca nelle università, i tagli alla scuola, alla musica, ai musei, ai teatri. Tanto ci ha spiegato Tremonti, la cultura non si mangia. Allora, domanda, proviamo a prendere sul serio questi che hanno l'incubo del contabile. Quanto vale la terra? Qual è il prezzo della terra? L'Università di Santa Barbara in California si è riunito nel 1997 un convegno internazionale con studiosi americani ed europei, gli italiani non ce n'erano, e hanno fatto un conto. Hanno fatto il conto. Quanto valgono i servizi naturali di cui la terra provvede gli uomini? E hanno cominciato a contare. L'aria vale tanto, gli oceani valgono tanto, i pesci valgono tanto, poi li pescano. E sono arrivati alla conclusione che vale una cifra che aggiornata ad oggi sarebbe di 51 mila miliardi di dollari l'anno, cioè più del doppio del PIL, del prodotto industriale lordo del pianeta, cioè quello che la natura ci dà è molto più di quello che gli uomini producono. Questa cifra, il ricercatore, il leader di questo gruppo che si chiama Costanza, deve essere di origine italiana, e gli altri autori della ricerca, che sono geografi, economisti, politologi, eccetera, hanno scritto così: non ha molto senso chiedersi qual è il valore totale del capitale naturale, visto che zero capitale naturale vuol dire zero benessere. Però dobbiamo chiederci che cosa succederebbe. Se noi lo stiamo distruggendo, chi lo sostituirà? Come si fa a sostituirlo? A chiedersi in che modo le variazioni del capitale naturale comportano un cambiamento nella nostra vita. Se scompare questo capitale, come facciamo? E allora è sorto un altro tipo di ricerca, che è nata negli anni 90, quella di misurare quella che è stata chiamata l'impronta ecologica. Questa frase, impronta ecologica, vuol dire quello che noi ogni anno, il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità di rigenerarle. Su questo esistono dei conti, un'agenzia delle Nazioni Unite che continua a fare delle misurazioni. La misurazione del 2007, l'ultima che è stata divulgata, non le fanno tutti gli anni, cioè nel 2007 ha dimostrato in modo veramente impressionante che la nostra impronta ecologica è 1,5. Cosa vuol dire? Ci stiamo comportando come se avessimo a disposizione una terra e mezza. Vi prego di capire cosa sto dicendo. Ci stiamo comportando come se noi avessimo la Terra, il pianeta Terra, e un'altra metà. Ma l'altra metà non c'è. Quindi consumiamo come se avessimo una Terra e mezza, ma la Terra e mezza non ce l'abbiamo. Nella sequenza tra l'estrazione delle risorse, la produzione e la distribuzione dei rifiuti, l'attenzione dei mercati si concentra soltanto sulla parte industriale. L'estrazione delle risorse non viene mai contata, come se le risorse fossero infinitamente presenti lì, come se non ci fosse mai bisogno di sostituzione, senza tener conto nemmeno delle conseguenze strettamente economiche del disagio sociale creato dal capitalismo per come è oggi praticato, che produce redditi finanziari, ma non è sostenibile nei termini in cui è oggi praticato. Il disagio sociale produce povertà, disoccupazione, malnutrizione, criminalità,
malattie, sofferenza, dolore, tutto questo non ha prezzo. Hanno prezzo invece i condomini che verranno edificati nei paesaggi più belli